La terz'ultima tappa di un calvario che non sembra avere fine è la trasferta di Bologna, nella quale il Pescara proverà ancora una volta a centrare un risultato positivo in grado di lenire, in maniera seppur lieve, l'amarezza di un torneo gettato alle ortiche. Quella con il rossoblù di Roberto Donadoni potrebbe essere l'occasione per rivedere all'opera Alberto Gilardino, magari non dall'inizio, ma è chiaro che la stangata del giudice sportivo che si è abbattuta su Benalì libera un posto nel reparto avanzato che, almeno nelle previsioni, dovrebbe essere appannaggio del croato Muric, che domenica contro il Crotone ha giocato il suo secondo spezzone di gara in campionato. Ma è altrettanto evidente che l'ex empolese vorrebbe chiudere con qualche minuto di partita nelle gambe una stagione che gli ha riservato, esattamente come il Pescara, pochissime soddisfazioni. Panchine ad Empoli, prima del trasferimento in Abruzzo, voluto dall'ex tecnico Massimo Oddo, prima dell'infortunio e dell'operazione che lo ha tenuto lontano, lontanissimo dai campi di gioco. Anche Zeman domenica, dopo la sconfitta interna col Crotone, aveva ammesso che, malgrado il lavoro, Gilardino non è ancora pronto al 100%, ma il tempo stringe e lui un piccolo spazio in questo finale vorrà ritagliarselo. Nel frattempo, a proposito di reparto avanzato, ieri Gianluca Caprari ha lasciato anzitempo l'allenamento a causa di un fastidio provocato da un colpo rimediato proprio durante la seduta. Ancora lavoro differenziato per Campagnaro e Stendardo, con la difesa che dovrebbe essere quella vista contro il Crotone, con Biraghi e Zamparo sulle fasce, Bovo e Fornasier al centro. L'ultimo precedente in Serie A tra le due squadre al Dallara portò un punto in dote alla formazione biancazzurra. Era il settembre del 2012 e Juan Fernando Quintero rispose proprio al gol di un Gilardino che allora giocava con la maglia rossoblu.